spengere la televisione. Dai, cu! Vale. Potresti spengere la televisione visto che sto leggendo? Voglio andare a andiamo a faccio. Pensa a Freud. Potresti spengere la televisione visto che sto leggendo? Che barba, che noia, che noia, che barba! No, scusate, raga, io non ce la faccio. Dai. È Tolstoi. Toy Story. Vabbè, senti, io non vado a dormire. Verso l'infinito e oltre! Allora, l'idea del progetto è nata sicuramente dai fan. È stata una richiesta loro e quindi io... Grazie, Ario. La proviamo a girare, ragazzi? Sì. Aria! Aria! Non immaginavamo assolutamente di ricevere poi così tanti commenti positivi, per fortuna, e soprattutto di avere così tante visualizzazioni. Wow, e mi fa venire la valigia piena e vuota poi alla fine. Le scarpe, un paio di scarpe. Portami le scarpe. No. Mettiamo la valigia dentro la valigia. Poi vabbè che t'ho detto. Ho sentito un botto. Oh, ma spaccati i denti. Ma che sei scemo? Non si dice. Ma vedo la stessa serie. Si dice, ma non te vedi là. Aria, ma dimmi una cosa, ma a te ti è piaciuta questa sitcom? Eh? Ti è piaciuta o no? Ah, ti frega niente. Ti frega niente. Ma lo so, purtroppo quando ci stanno soggetti come Francioni di mezzo è difficile fare alcune cose, capito? Soprattutto quando poi gli puzza il fiato così tanto. Macello. Facci tua! Amico, questo ce l'ha una casa. Fuori misura, guarda. Fuori misura, guarda questo quanto è grosso. Sta su lì? Si sentì la puzza. Faccia la puzza. Via. Mamma mia. Senti che puzza del piatto che c'è tuo padre. Vabbè, io vi lascio, vado a preparare la colazione. E che mi lasci con sta balena dentro al letto? Addio. Oddio. E mi è stato un piacere collaborare in questa serie. Ho dovuto organizzarmi un attimino dall'America, ma è dato per favore, grazie. E io, ma io scusate, bene, vada, no. Ma siete solo voi tre? No, vedi, c'è il fratello e il cugino. Oh, ma non sai che c'è il mio cugino? C'è pure il cugino in bagno. Io comunque ho portato un pensierino. Grazie. Ah, io comunque ho pensato un pensierino. Non era scritta così? No. Cioè, mi è stata data male la battuta. No, ho pensato a un pensierino. No. Ho portato un pensierino. All'anima. Ma siete solo qui tre? No, ci sta pure il cugino al bagno. Io comunque ho portato un pensierino. E niente! È partito lì così! È partito un pensierino! Ho portato un pensierino! Dai, portarci oltre! Senti lui che non sa fare niente! Dai, portarci oltre! Buonasera, io sono Francioni, il produttore. Oggi sono accompagnato dalla mia assistente. Molto divertita da questa sitcom. E niente, è andata tutto bene. Però niente, devo dire che tra i miei mille impegni, il mio telefono. Scusate, c'ho una telefonata per lei, produttore. Scusi, riverenza.
Pronto? Non ce la faccio. Mi sto sentendo male, per favore. Sei contenta? Che bella, andiamo a pescare. No, gabbia. Una volta sia l'Abruzzo che il Molise erano un'unica regione, si chiamava Abruzzi. Capito, no? Ma poi nel 1233 Federico Savoia, la mortacci sua, aveva fatto i quaderni. Quali, quali, quali? Federico Savoia. Okay, ne farei un'altra. Non so se sto. Pensavo venendo a ridere, stavo pensando a cosa. Che è successo? Stavo pensando a Francione in mezzo. Oddio, oh, tardissimo, Chris, sveglia, sveglia! Non ho parole, non ho parole. Aria, diglielo pure tu. No, perché capito, non è entrato. Allora, lo devi fare per forza, perché stiamo nel pieno della partita. Invece qui non stiamo arrivati, sì, e ancora deve cominciare. E allora questa qua sta tutta da togliere, da qua la mettiamo la scena, non è poco. Capisco. Sì, mi sa che è meglio. Quando dice, mo famo subito di capito. Poi ma non mai. C'è stata mai troppa... fatto di, ho l'ansia del mio cuore, mi avete parlato solo. Anche quello. Carino questo smalto, vero nonna? Carino, vero? Ma che ha fatto? Non ci sente più. Mamma, stai bene? Sì. È il segreto. Segreto cosa? Ma stai bene? Sì, sono preoccupata. Vabbè, ma prima fatemi finire da mangiare. Va bene. Non guarda a me, prima guarda là. Tutte e due, te l'ha detto voi. No, prima ci guardi prima noi, quando la dici, poi guardi lì. Maria e Gonzalo, beh, si vogliono lasciare. È cambiato il padre. Uno, due, tre. Un buon al tre. Oh, scusate. 2016. Non ho parole. Un buon 2016. Tanti auguri per il prossimo anno. Buon 2016 a tutti. Ci rivediamo presto. Ciao.